utilizzare il testo di una canzone della seconda metà degli anni 70 di Lucio Battisti, possiamo dire che lo scenario internazionale risponde a un ritorno, quindi è quasi la canzone Ancora tu, e infatti, e questo non ci sorprende che risponde ad un ritorno, perché se noi guardiamo cosa è successo negli anni più recenti, dal 2012 al 2019, vediamo che le nostre esportazioni, le esportazioni italiane, sono continuamente cresciute. Poi c'è stato il tonfo del 2020, però il tonfo del 2020, che ha riguardato tutta l'economia internazionale, è stato sicuramente un picco negativo, ma è stato meno negativo di quello che ci saremmo aspettati all'inizio dello scorso anno. Tant'è vero che la riduzione, la contrazione del commercio internazionale è stata del 7,2%, mentre invece ricordiamo che durante la crisi del 2009 c'è stata una contrazione che era quasi dell'11%. Quindi possiamo dire che c'è in atto una fase di ripresa, una fase di ripresa che è testimoniata anche dai recentissimi dati sull'export italiano, e che riguarda però in maniera differenziata i diversi contesti del mondo. Infatti, se noi guardiamo le proiezioni sul commercio mondiale per diversi contesti, vediamo che le aree che avranno un maggior dinamismo sono sicuramente le aree dell'Europa emergente, quindi sostanzialmente i paesi dell'Europa dell'Est, tipo Polonia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, eccetera. Vediamo che ci sarà, è attesa una crescita consistente nel 2021 per il Nord America, che già nel passato ha dato buone soddisfazioni alle nostre imprese, Nord America, cui si accompagnano l'Oceania e Israele, quindi in Asia, che è un contesto nel quale noi abbiamo comunque avuto una certa presenza negli ultimi anni, e ancora di più comunque ci sarà un'espansione sia nei paesi maturi dell'Asia, possiamo considerare la Cina come uno di questi, ma chiaramente tra questi entra il Giappone, sia sui paesi che sono emergenti, quindi la Thailandia, ad esempio, sarà uno di questi, su cui le performance del breve medio periodo saranno molto interessanti. D'altro canto, se guardiamo a quello che sta succedendo, ad esempio, sui mercati europei, noi vediamo che già da alcuni anni abbiamo segnalato in questi contesti una fase di espansione, una fase di espansione che ha iniziato a superare nei tassi di incremento quelle che erano i mercati tradizionali dell'Europa. E se andiamo a vedere quello che invece è accaduto sui mercati extraeuropei, vediamo che per quanto con un andamento differenziato, un andamento differenziato nel tempo, già a partire dal 2005, con alcune fasi, diciamo, di stop and go, quindi siamo andati avanti piano, però abbiamo invertito la rotta e siamo riusciti anche a stabilizzare la nostra quota di mercato. Questo per quanto riguarda l'approccio globale, ma andiamo sul local, quindi cioè sull'economia di Chieti e di Pescara. Allora, l'economia di Chieti e di Pescara, come ho detto poc'anzi, è un'economia sicuramente molto aperta. Noi abbiamo che la presenza internazionale è una presenza rapportata al PIL che supera, diciamo, il 65%, e è una presenza che sicuramente è dovuta alla forte apertura internazionale dell'economia di Chieti, ma anche l'economia di Pescara sta facendo rilevare degli interessanti, importanti segnali di apertura. Quindi c'è una grande presenza sui mercati internazionali, però dobbiamo sicuramente essere attenti. E qui mi ricollego al discorso della concentrazione. Infatti, se andiamo a vedere quanto sono concentrate nelle imprese, nelle esportazioni, vediamo che, ad esempio, la provincia di Chieti, nella provincia di Chieti, le prime cinque imprese fanno quasi il 70% dell'export complessivo. Una posizione meno forte, ma analogamente molto concentrata, si rileva a Pescara. A Pescara abbiamo che le prime cinque imprese fanno quasi il 50% delle esportazioni, e
E se questi dati vengono rapportati poi a quello che succede a livello Italia, vediamo che si tratta di valori almeno doppi. Quindi questo significa che abbiamo una forte presenza di imprese grandi, imprese grandi che però probabilmente appunto per la loro concentrazione non riescono ad esprimere tutto quello che è il potenziale diffusivo della presenza internazionale che varrebbe nel caso in cui ci fosse un tessuto produttivo molto più diversificato e molto più numeroso di apertura sui mercati internazionali. Grazie.